Benvenuti su Testimonianze Musicali. Oggi siamo ospiti della Fondazione Marielle Ventre e abbiamo il piacere di conoscere il signor Giuseppe Marchione. Buongiorno Buongiorno a te, Giuseppe. ciao Francesca. Grazie per aver accolto il mio invito. Beh, è stato un piacere, nonché un onore. Bene, raccontiamo un pezzettino, perché è impossibile raccontarla tutta, Beh, della tua certo. storia. Dimmi se sbaglio, eh? Ma vediamo un po'. Allora, Giuseppe nasce in Lucania Sì. e si trasferisce a Belluno a 27 anni, dove Provincia, sì. riceve la nomina di insegnante di lettere, Giusto. dove crea la sua famiglia. Ok. Esatto. Nel 1990 Sì. cambia improvvisamente la sua vita, Sì. quando viene invaso da un inspiegabile desiderio di dipingere, Esattamente. che realizza per il suo 32esimo compleanno. Esatto, siamo nell'agosto del 90. Grazie al regalo di colori e pennelli. Sì, Richiesti, tra giusto, parentesi. richiesti, sì, perché il regalo di compleanno era un altro, era un orologio che io rifiutai perché non avevo bisogno di un orologio per quello che riguardava la mia passione, ma avevo bisogno di qualcosa che avesse a che fare con l'arte, Sentivi cioè tero dentro. colori e pennelli. Nasce così il suo percorso artistico di autodidatta, Sì. che prende forma dal 1994, quando capisce di prediligere la figura umana, scegliendo così la ritrattistica ad olio su tela. Sì. Sì, perché prima ho provato altri generi, ho fatto il naif, no? Ho fatto paesaggi, così, però capivo che non era il mio genere, né quello che mi dava soddisfazione. Poi quando mi sono dato alla ritrattistica, allora ho capito che era quella la strada da seguire e l'ho sempre seguita. Bene, quindi arriviamo ai giorni nostri. Sì. Per scoprire il tuo ultimo lavoro. Sì. Stop! Ci racconti di che cosa si tratta e com'è nato il tuo dipinto? Allora, noi siamo qui adesso a Bologna, nella Fondazione Marielle Ventre, per consegnare questo lavoro che io ho fatto. L'ho cominciato proprio qui a Bologna nel novembre dell'anno scorso. Sono stato ospite della trasmissione a Tambur Battente Show condotto da. Magistralmente condotto da Daniele Perini, Perini. in cui ho iniziato questo lavoro, questo ritratto a Marielle Ventre, che è stata la conduttrice, la direttrice storica del piccolo coro dell'Antoniano. Su proposta di Daniele Perini e del mio amico dottor Giansisto Garavelli, appunto mi hanno chiesto di ritrarre Marielle Ventre. Io l'ho fatto con estremo piacere e anche con grande onore. Perché ho avuto a che fare anch'io da piccolino con lo zecchino d'oro. Fermati. Mi fermo. Va bene, Se andiamo no mi togli avanti. tutte le Eh sì, domande. infatti, dai, Allora, andiamo nella tua avanti. vita, l'arte e la musica sono state due costanti significative. In che modo hanno influenzato la tua vita? Beh, cominciamo, vabbè, c'è stata questa mia partecipazione musicale a 9 anni, in un'audizione, nelle selezioni che Cino Tortorella in arte, Mago Zolì, Certo. fece al mio paese nel lontano 1967, se non erro. Io Caspita. avevo 9 anni, mi classificai secondo con tutti i 10 e un 9, con D'anima spinta. E non è Te mica la così, me ricordi? la ricordo sì. Dai, me ne fai Il Darnon sdrumba le lascio un'eredità. A noi tocca una macchina di 60 anni fa. Un tipo d'automobile che ridere può far, ma ridere per ridere, papà ci vuole andare. E Dopo dopo 10, un, 20, 30 30 scoppi scoppi del del popolo, battere, la la gente gente tutta tutti intorno intorno gli gli gridava gridava con con calore. calore. Dai, 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 la sa, ok, dai, è la vero, spinta. ho Beh, qualche provato. parolino magari, sono passati 54 anni, no? Qualche parolino sicuramente non si ricorda bene. Comunque era questa la canzone che ricordo ancora adesso, volentieri dopo appunto 54 anni. La Caspita. cosa strana e bella che non mi classificai per le finali a Bologna, Dello zecchino dello d'oro. zecchino d'oro, ma ci sono tornato a Bologna dopo 54 anni come pittore ed è stata per me una grande soddisfazione. Caspita, ci credo. Ecco.
però anche la musica. Questa è la musica. Ecco. La musica poi, dopo i nove anni, sì, io sono stato membro di un gruppo musicale nel mio paese, il complesso si chiamava MT312. E perché questo nome? È un nome che significa Vangelo secondo Matteo, passo 3, verso 12, in cui si parla dell'amore in generale. Ma dai! Quindi fu uno studente allora del liceo che ci mise questo nome MT312 e noi l'abbiamo adottato. Questo gruppo è durato diversi anni e io sono stato il cantante ufficiale per diversi anni in questo gruppo. E grazie alla musica mi sono mantenuto agli studi, mi sono laureato, quindi io devo dire grazie alla musica per quello che mi ha dato. Caspita, che storia. Durante la lavorazione del dipinto, come già hai detto, hai visitato per la prima volta lo studio televisivo dell'Antoniano, nonché dello Zecchino d'Oro. Sì, per la prima volta sono stato lì. Ma questa scoperta che hai fatto, che cosa ti ha suscitato? Beh, una profonda emozione sicuramente, perché vedersi nel luogo dove Maria Leventre praticamente ha svolto la sua attività, che è durata oltre 30 anni, no? È stata direttrice del piccolo coro dell'Antoniano. Vedermi lì, non più come cantante, perché ormai sono fatto vecchio, ma vedermi lì come pittore è stata per me una grande, enorme soddisfazione. Sì. Mi ha suscitato veramente una profonda emozione. Quindi in un qualche modo ci sei arrivato. Sì, ci sono arrivato un po' tardi, ma ci sono arrivato comunque in un'altra veste. Non di cantante, ma come pittore, ma sono contento così anche perché io devo molto anche alla pittura. Certo. Nella realizzazione dei tuoi tratti, oltre a cercare la somiglianza, vuoi dare un'anima alla figura. Sì. Quale anima hai cercato per il ritratto di Marielle? Allora, io ogni volta che dipingo un personaggio famoso vado in internet per raccogliere il maggior numero di informazioni riguardo alla persona, perché più notizie ho, più informazioni ho su quella persona che vado a ritrarre, e meglio entro nel suo mondo. E ne hai trovate informazioni? Sì, ne ho trovate parecchie. Poi proprio da te, Francesca, ho avuto delle informazioni in particolare che io non avrei mai potuto sapere, perché internet ti dà delle notizie generiche, certo. Non ti dà notizie private del personaggio che tu vai ad informarti. Che anima? Quindi, poi quando si va a dipingere il personaggio, in base alle informazioni che tu hai acquisito dentro di te, ti predisponi in una maniera che cerchi di raggiungere, non voglio dire alla vita, di raggiungere quel calore umano dentro la figura, dando il meglio di te stesso, perché un po' entri dentro la persona, entri dentro la psicologia della persona. E che quella è la forza che mi aiuta a dare al volto quella luce, quell'espressione tale, da renderla viva dal punto di vista dell'anima, certo. del personaggio. E quindi per Marielle che anima? Un'anima forte e bella nello stesso tempo, c'è un'anima vivace, un'anima piena di passione e di trasporto, non solo per la musica, ma per questa sua dedizione verso i bambini, verso l'insegnamento ai bambini. Ecco, è quello che mi ha colpito di più nel lavoro che ho fatto mentre dipingevo Maria Leventre. Ma insomma, realizzazione, no, questo te l'ho già chiesto, vedi, mi ha già confuso perché mi hai emozionato. Sono bei ricordi che creano emozioni, sicuramente. Nel dipinto che raffigura Marielle, sì, hai dipinto le note musicali del brano 44 gatti. Sì. Perché hai scelto proprio questa canzone? Beh, intanto perché la canzone è un po' simbolo dello Zecchino d'Oro, no? E poi devo essere sincero. Io in un primo momento pensavo di mettere delle note generiche, così alla diffusa, no? Invece poi un mio caro amico, il dottor Gian Sisto Garavelli, che ho nominato prima, con Gian Sisto Garavelli lui mi ha detto: ma perché devi mettere delle note qua? Lì ci devi mettere la canzone, le note della canzone simbolo dello Zecchino d'Oro, che è 44 gatti. Allora ho fatto una ricerca in internet, sono andato a prendere la partitura della canzone e ho proprio messo soltanto le note iniziali della canzone. Perché?
Nel ritratto Maria De Ventre sta dando il là, cioè sta dando l'inizio della canzone, l'attacco. L'attacco, e quindi dall'attacco comincia la canzone proprio con le prime note di 44 gatti. Bene, allora questa è l'ultima domanda. Oh, siamo già alla fine. Sì, no, okay. Però puoi raccontare ancora tante cose se vuoi, dopo puoi anche parlare a ruota libera. No, scherzavo. Allora, oggi, proprio oggi, consegnerai ufficialmente il tuo omaggio a Marielle, alla Fondazione Marielle Ventre. Sì. Che cosa vorresti suscitare nello sguardo dello spettatore? Beh, coloro che con me vivranno questo momento in cui verrà donato il quadro a Marielle, alla dottoressa Maria Antonietta Ventre, sorella di Marielle, è un momento in cui tutti insieme vogliamo e dobbiamo ricordare Marielle nel senso più bello, che non è soltanto la Marielle che io ho ritratto, il personaggio, la direttrice del Piccolo Coro, ma vorrei che vivessimo questi istanti nel ricordo di Marielle proprio come persona umana, no? Che poi questa umanità io ho cercato di farla rivivere in questo ritratto e non so fino a che punto ci sono riuscito. Ecco, comunque, ecco, voglio dare questa idea di quasi di intimità nello scoprire Marielle Ventre. E magari ognuno vede in modo diverso. Certo, perché poi ognuno vedrà, certo, l'arte poi ognuno la vede a modo suo, no? Questo è come la vedo io, poi ognuno scoprirà il lato più emozionante, il lato più personale nel vedere l'opera. Bene, quindi hai qualcosa che vuoi aggiungere, che vuoi raccontare? Come ti senti oggi che aspetta questa giornata? Dunque, mi sento emozionato e nello stesso tempo onorato. Forse dovrei mettere prima onorato e poi emozionato, ma poi le due cose vanno insieme, Certo. L'emozione e il piacere di essere qui all'Antoniana di Bologna, ed essere qui nella fondazione, dove praticamente Marielle ha vissuto la sua vita artistica, è per me veramente un grande piacere e un grandissimo onore di essere qui, e dico grazie a Marielle Ventre e grazie alla dottoressa Maria Antonietta. E dico grazie anch'io a Marielle, perché comunque continuo a fare conoscenze grazie al suo ricordo. E quindi è quello che lei ha fatto, esatto, per i bambini. E quindi bambini che adesso sono diventati adulti come te. Esatto, e quindi è un'emozione che continua ed è un continuare a mettere dei piccoli semini rispetto a quello benissimo, che benissimo, allora possiamo dire che Marielle ha seminato molto bene da tutti i punti di vista, musicale, umano, no? È stata veramente una grande donna. Ieri è stata la festa della donna, a proposito delle donne. Sì. Rinnoviamo gli auguri a tutte le donne, in particolare a Marielle Ventre, che è stata una grande donna. Bene. Grazie per averci seguito e ci aspetta un pomeriggio molto intenso. Un bacione a tutti. Grazie a te Francesca, grazie, un saluto a tutti quanti. Grazie. Ciao, un bacione. Ciao. Ciao, ciao. Molto significativo, perché ha regalato Marielle dopo la sua scomparsa, poco dopo la sua scomparsa, il maestro Gino Covini, che ha fatto un altro importante ritratto di Marielle, ma per me i ritratti sono tutti importanti. Questo in particolare è significativo al massimo, perché secondo me è riuscito a comunicare, riesce a comunicare i tratti essenziali di Marielle e le sue caratteristiche locali. Il maestro Marchione è locale e ha saputo cogliere la località di Marielle, lo sguardo sorridente e determinato, la fierezza lucana e soprattutto la modestia. Marielle
sorride, non parla, sta sorridendo e affida al rigo musicale le sue parole, parlano per lei le note. E infatti, cosa che ho molto apprezzato e che mi fa essere particolarmente fiera di questo regalo che ho ricevuto, è questo, il rigo musicale contiene le prime note di 44 gatti. 44 gatti è proprio, diciamo, l'esempio di quello che si può insegnare ai bambini attraverso la musica, attraverso il testo musicale. Tutte le volte che guarderò questo quadro mi renderò conto che quello che io sto dicendo anche gli altri lo sentono, perché veramente l'autore ha fatto la dimostrazione di avere ritratto, di avere firmato sulla sua tela la vera maniera.